E siamo pronti per una nuova puntata di Wedding House, anche oggi con tantissimi talenti che ci verranno a trovare in studio per darci preziosi consigli per l'organizzazione del vostro matrimonio. Speriamo il matrimonio perfetto. E allora oggi inizieremo con una stilista, una giovanissima stilista siciliana, per poi conoscere invece un fotografo di reportage romano diventato famoso con una foto, pensate, scattata per puro caso in Piazza di Spagna. La vedremo tra pochissimo. E poi ancora continueremo incontrando un manager di Boscolo Wedding che ci racconterà il fil rouge che Boscolo proprio vuole creare per creare matrimoni scenografici e unici. Ancora, per rimanere in tema, conosceremo una wedding planner che fin da piccolissima sognava questa professione che oggi è diventata una meravigliosa realtà. E infine, come per ogni matrimonio che si rispetti, la musica, uno degli elementi più importanti, l'intrattenimento, lo spettacolo, la scenografia e la musica di ogni matrimonio. Molti dei matrimoni più conosciuti li seguono proprio loro e allora signori preparatevi, siamo pronti, iniziamo a conoscere i nostri talenti. Ora vi voglio raccontare la storia di una giovane ragazza che sta rendendo realtà la sua grande passione, la passione per la moda che nasce dalla sua nonna paterna e quindi immersa nella magia degli aghi, degli spilli, dello studio, della sartoria e della vita vera e propria sartoriale nella meravigliosa Sicilia, fa nascere oggigiorno e rende possibile quotidianamente questa sua grande passione nel suo atelier. E allora ideatrice, creatrice e realizzatrice di questo sogno abbiamo qui oggi con noi Alfina Fisicaro. Alfina, benvenuta con noi qui in studio. Io sono già una tua fan perché ho visto dietro le quinte alcune tue creazioni che spero avremo modo di vedere anche qui in studio tra poco. Ma torniamo alle origini, torniamo indietro. Abbiamo anticipato in introduzione come è nata la tua passione. Ce ne racconti qualche altro dettaglio? Sì, io ho avuto la fortuna da piccola di trascorrere parecchio tempo con la mia nonna paterna ed è stata proprio lei a trasferirmi questa grande passione per la moda e infatti terminati gli studi artistici mi sono trasferita nella capitale, a Roma, per studiare l'alta moda e infatti ho conseguito la laurea alla Sapienza, scienze della moda e del costume e poi da lì una serie di stage, di presenze che sul campo che mi hanno permesso di miscelare la teoria alla pratica. Trarre anche ispirazione, sì. mi dicevi, da certi atelier in particolare, sì. Magari che poi hai trasferito in qualche modo miscelandoli col tuo gusto. Certo, assolutamente, sì. Ho avuto modo di imparare tantissimo da questi grandi maestri. Sì. E a quanto so, quindi, il tuo è un atelier sartoriale, quindi l'importanza della sartoria, del contatto diretto con il cliente, giusto? Esatto, come esatto. Si sviluppa la creazione di un abito? Noi proponiamo un disegno, un abito su disegno e su misura, quindi diciamo l'iter creativo nasce dal disegno. Io realizzo una serie di bozze, una serie di silhouette appositamente per la cliente, quindi vado a fare una sorta di studio psicologico della cliente che ho di fronte. E, realizziamo il bozzetto insieme, secondo ovviamente il mio creativo e l'esigenza, sì, la personalità della cliente e poi si passa diciamo alla scelta del tessuto che è fondamentale, per noi la qualità dei tessuti è importante sulla finitura di un abito. E poi passiamo alla confezione, alle relative prove che la cliente va a fare. Quindi diciamo che lei partecipa attivamente alla realizzazione del suo abito. Che è veramente così il coronamento del sogno, esatto, delle spose, credo. Sì. Ma io so anche che comunque i tuoi abiti hanno una personalità definita, del resto la firma dello stilista è quella. Sì. E sono curiosa che ci racconti qualcosa di questo e poi se hai anche dei tessuti, dei materiali che prediligi rispetto ad altri. Per noi la qualità dei tessuti è una prerogativa fondamentale per la realizzazione di ogni abito da sposa. Facciamo riferimento sicuramente ai pregiatissimi pizzi che andiamo ad arricchire con dei dettagli Swarovski, con dei ricami fatti a mano, raggiungendo dei risultati di alto livello. Il nostro è uno stile che si rifà ad una sposa sofisticata, rigorosa, molto attenta ai particolari, che da un semplice disegno vede realizzarsi un sogno.
Comunque si vede, questo tra l'altro ci dicevi è una delle tue creazioni. Sì. Puoi fare un giro su te stessa, certo. Come se fosse una modella, scusa, ma bellissimo dietro, mi piace moltissimo. Senti, a questo proposito, possiamo far entrare l'altra delle tue creazioni, certo, che abbiamo qui? Certo, assolutamente. Vediamo. Meraviglioso questo. Ciao. Anda. Questo stupendo, anche questo qua mi ricorda tantissimo la Sicilia. Esatto. Il gusto super italiano. Tra l'altro sta benissimo, notavo l'accostamento, non so se è casuale, ma con Anda così nordica. Tratti nordici. Con invece un abito così mediterraneo. È, un è bello questo contrasto, sì. Sì. Quindi è anche un abito... noi nordiche, per quelle più sì, nordiche siete di le noi, benvenute. Saremmo perfette col tuo stile. Bellissimo. Allora a questo punto io direi bocca al lupo, ti seguiremo moltissimo. Credi. Grazie di essere venuta con noi e grazie Anda anche a te della tua presenza. A prestissimo. Grazie. E ora incontriamo un importante fotografo di reportage che si occupa di collaborazioni con importanti enti e committenti culturali e non solo. Ma la sua passione e la sua professionalità si vede ogni giorno in situazioni dirette, personalizzate e assolutamente emozionanti come quelli del vostro matrimonio. Quindi incontriamo tra pochissimo Federico Zazza. Ciao Federico, grazie per averci raggiunto qui in studio. Ciao, grazie a voi. Abbiamo fatto un'introduzione poco fa proprio riguardo il reportage, quindi l'idea della fotografia di reportage che si rifà proprio alla spontaneità dei momenti. E ho visto una tua fotografia bellissima, che tra l'altro ti ha reso ancora più conosciuto, che andò su Repubblica all'incirca 2 anni fa, quando hai ripreso un bacio appassionato, bello, spontaneo a Roma, in Piazza di Spagna. Sì, è una foto di un bacio appunto di una coppia che si bacia sotto Trinità dei Monti, vista da Piazza di Spagna, ed è una foto che rientra esattamente nel mio stile, nei miei canoni fotografici per quanto riguarda il wedding, cioè la mia ispirazione nasce esattamente da quel genere fotografico, dalla street photography e dal reportage. E questo è un esempio perfetto di quello che intendo come momento decisivo, un po' di bressoniana memoria, ecco, per, esatto, per capirci. Infatti mi ha fatto venire in mente proprio questo. E sicuramente la fotografia rispecchia molto l'animo poi dell'artista, quindi probabilmente sei anche un artista a cui piace il movimento, piace cogliere la situazione, ti piacciono le situazioni magari appunto un po' movimentate come è il matrimonio, dove si deve riuscire a beccare proprio il momento perfetto, emozionante, no? Quindi assolutamente. Sicuramente sei una persona sensibile, nonché un artista proprio per questo, ma come vivi il matrimonio dalla tua parte, quindi? Anche questo è curioso, interessante. Sì, il matrimonio lo vivo in maniera empatica con gli sposi per quanto possibile, cioè cerco di mettere a disposizione degli sposi la mia sensibilità, ma in relazione ai loro gusti. Quindi da una parte il mio è un approccio estremamente discreto comunque nel matrimonio, non sono molto invasivo e cerco di risultare sempre un po' fuori la scena per non essere invasivo e per non rovinare quindi la naturalezza stessa del momento, esattamente come si vede anche in quella foto. Esattamente, sì. Dove si vede, si percepisce la passione, la dolcezza di questo momento, ma al contempo senza l'intrusione da parte dell'occhio che guarda. Questo è sicuramente un punto decisamente a favore per un fotografo. Sì. Nel momento delle nozze. Sì. Chiaramente riesce in questo modo a trasmettere quelle che sono le emozioni davvero provate in quella giornata e di renderle uniche e personali, perché non esiste una costruzione che, per quanto uno possa avere fantasia, risulterà comunque standardizzata, mentre le persone provano ognuno un'emozione che è assolutamente unica e assolutamente irripetibile, che fa parte della storia di ognuno di noi. Sì. E da questo punto di vista il mio approccio è particolare, perché utilizzo anche macchine particolari per cercare di essere meno invasivo. Come quali, per esempio?
delle piccole compatte professionali che permettono di entrare meno nella scena, di essere meno invasivo, oppure di utilizzo ancora macchina a pellicola, in cui il concetto del momento decisivo si sposa benissimo col concetto di negativo, che è unico e irripetibile, e quindi l'approccio ha esattamente la stessa corrispondenza con il mezzo utilizzato, cioè la stessa filosofia. A questo proposito, mi raccontavi anche di un servizio speciale che trovo veramente bello, che regali o che comunque organizzi per gli sposi. Sì, in alcune occasioni organizzo, su richiesta chiaramente degli sposi, perché i miei servizi sono comunque completamente personalizzabili sui gusti del committente, degli sposi, e organizzo praticamente una ripresa esclusivamente in pellicola, medio formato, e lo sviluppo e la stampa delle stesse avviene in camera oscura con me, è un processo artigianale. Questo è molto bello. Sì, è un'emozione davvero grande che coinvolge anche gli sposi in maniera diretta, perché vedono nascere la propria fotografia, il proprio ricordo in diretta, in tempo reale. Ed è ancora una prosecuzione dell'emozione del momento, poterla scegliere insieme a te. Tra l'altro è la prima volta che sento di un'idea così, no? Di un'esperienza così che viene fatta insieme al fotografo. Complimenti, molto grazie, bello. Grazie mille. Federico, raccontaci qualche chicca, qualche curiosità, qualcosa che ti è successo con la tua macchina fotografica. Sì, dunque, in realtà accade ogni evento che copro, perché cerco di inserire qualche elemento unico all'interno di ogni racconto che svolgo, perché essenzialmente il reportage è un racconto di matrimonio. Ad esempio, l'anno prossimo ho due eventi un po' particolari, in cui in uno ci si sposano due volte, una volta in comune a sorpresa addirittura dai genitori, e quindi sarà molto bello, è una sfida da un punto di vista tecnico riuscire a immortalare le emozioni proprio nel momento della sorpresa stessa. Sarà un reportage vero e proprio. Sarà un reportage puro, assolutamente. E la seconda, ad esempio, come esempio di personalizzazione, è il caso di una sposa che si è disegnata il vestito da sola, e c'è stato un reportage aggiuntivo sulla costruzione del vestito stesso, che è stato fatto ovviamente in maniera artigianale da una grande fasi. Sì, in tante fasi, attraverso tante modifiche, ripensamenti, è stato un lavoro davvero intrigante. Sì, sì, decisamente bello poi riuscire appunto ad avere tutte le immagini, questi bei ricordi. Sì, è un po' un completamento del discorso della giornata speciale, certo, della coppia, e questo riesco a darglielo praticamente sempre come strutturazione di un servizio. E la cosa bella è che è unico e davvero particolare ogni volta. Grazie Federico, allora in bocca al lupo, noi ti seguiremo sicuramente. Grazie di averci portato la fotografia del bacio, bellissima, tra l'altro super seguita anche su tanti social network, quindi in bocca al lupo anche per questo e per tutti i tuoi futuri progetti. Grazie a voi, davvero di tutto. Grazie. E qui proprio dal nostro studio al Boscolo Hotel di Milano, tra pochissimo incontreremo uno dei manager che è stato chiamato in questo caso per creare un fil rouge all'interno di Boscolo Wedding, quindi la sezione di Boscolo che si dedica appunto al ricevimento a partire dalla scenografia, per poi passare a tutto quello che riguarda appunto questo giorno così importante. Allora, tra pochissimo qui con noi abbiamo Piero Camussone. Ciao Piero, benvenuto. Grazie, ciao. Boscolo Wedding si sta affermando come un prolifico laboratorio di idee e di progetti nuziali. Ma a cosa state lavorando in questo momento? Beh, ci sono diversi progetti ai quali stiamo pensando ormai da un po' di tempo, e qualcuno lo stiamo già concretizzando durante i nostri eventi. Uno tra tutti, direi, lo show cooking durante le cerimonie, durante i matrimoni. È un momento, secondo me, particolarmente interessante, curioso, perché riusciamo a portare all'attenzione di tutti gli invitati le nostre abilità culinarie, molto scenografico, perché abbiamo diverse postazioni dove i nostri cuochi si cimentano in produzioni a volte anche abbastanza eclettiche, e in più direi gustoso, perché il fatto di poter vedere un cuoco che produce direttamente una pietanza la rende probabilmente più suggestiva, più buona. Forse anche più fresca, decisamente. Sì. E questo direi che è un progetto interessante che stiamo allargando anche in attività, in eventi che vedono nel buffet il completamento di tutto il banchetto.
Un'altra cosa simpatica riguarda i dolci, che dovrebbe essere un po' l'ultimo tassello di un evento, no? A parte il dolce nuziale, chiaramente, che è il momento simbolico. Beh, ecco, sui dolci stiamo lavorando per creare un corner dei confetti decisamente alternativo, dove non sia soltanto il confetto il protagonista di questi tavoli riccamente imbanditi, che ultimamente tra l'altro sta prendendo moltissimo piede. Non c'è piede. Dubbio, è diventato di fatto uno degli elementi su cui gli sposi pongono il proprio accento. E quindi abbiamo deciso di allargare, visto che abbiamo anche dei talenti pasticceri nella nostra azienda, allargare questo tavolo con qualche cos'altro, dei macaron che facciamo noi, piuttosto che dei dragè, delle praline di cioccolato, a volte anche con dei temi colore che rispecchiano le scelte della sposa. Senti, ma Boscolo Wedding che tipo di evento suggerisce di più? Cioè più la cena di gala tra parenti, quindi una cosa più raccolta, o invece la festa con amici, quindi più movimentata, frizzante, giovane? Verso Guarda, cosa siete più orientati? Diciamo che in realtà cerchiamo sempre di soddisfare il cliente nelle sue richieste, no? Di fatto ci piace pensare che tutti gli ospiti abbandonino le nostre strutture con un grande piacere, no? E possibilmente con una bella memoria. E quindi ci orientiamo un po' verso l'evento festoso, con un bel altalenarsi di situazioni, per cui esiste inizialmente un buffet, poi si passa al banchetto, ancora un buffet ricco, come dicevo prima, e poi finalmente le danze. Quindi ci piace pensare che sia questa un po' la direzione da suggerire. Poi di fatto le nostre location sono talmente diverse l'una dall'altra che si prestano a gestire ogni matrimonio più o meno nello stesso modo. Ecco. Piero, visto che siamo proprio all'interno di una delle sedi, diciamo così, di Boscolo, anzi non so se è stata tra l'altro la prima situazione che è stata aperta nel mondo. Beh sì, è una delle più importanti. Quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono e come si legano al discorso appunto di Boscolo Wedding? Beh, questa è una location che la famiglia Boscolo ha voluto dedicare al design e quindi ha coinvolto l'architetto Rota nel fare un progetto, devo dire, straordinario. L'Arlecchino che racconta la storia, diciamo, di questa famiglia all'ingresso dell'albergo è, devo dire, un simbolo importante di questa struttura e spesso e volentieri è diventata ispirazione per alcuni dei nostri sposi che hanno letto nei colori che caratterizzano appunto l'abito dell'Arlecchino un motivo di ispirazione per chiederci di tradurlo poi nell'evento, no? E devo dire che è stato divertente. L'abbiamo fatto con dei fiori che abbiamo utilizzato con diversi cromatismi in tutti i tavoli degli invitati. Bello, poi è appunto bellissimo quando si sposa bene la scenografia con il gusto. Sì, non c'è dubbio. L'ambiente tradotto poi nell'evento e viceversa crea una bellissima commistione di stili, ma un unico filo conduttore. E questo effettivamente lo si legge in quasi tutti i nostri matrimoni. E qualche aneddoto, qualche cosa che ci puoi raccontare magari di future occasioni, piuttosto che di ultime occasioni che avete vissuto? Beh, abbiamo avuto alcuni sposi che, fatto il tasting nelle nostre strutture, alcuni di questi avevano effettivamente un calibro un po' particolare perché ci siamo concentrati o su un dettaglio di oggetti piuttosto che di colore, hanno poi visto questo tipo di esperienza tradotta nel loro matrimonio, no? Per cui l'ultimo caso, proprio sabato scorso, una sposa amante del rosa ci ha chiesto di poter dedicare un angolo a questo colore, no? E quindi è diventato un gioco divertente non soltanto di attrezzature ma anche di pietanze, per cui la porcellana aveva questo bordo veramente ricco di oro zecchino e rosa all'interno del quale avevamo posizionato una mousse di fragola e un susseguirsi di finger food che vedevano una nuance di colori dal bianco al rosa succedersi sul tavolo, veramente un tavolo importante. Bellissimo, quindi sì. La scenografia veramente. La scenografia e poi vabbè anche il gusto, diciamo, perché poi i cuochi per fortuna riescono a dare e tradurre questo tipo di richieste in un messaggio anche culinario gustoso. Devo dire che ha lasciato veramente il piacere nella bocca di tutti gli ospiti. Complimenti. Grazie. Grazie mille. Allora, grazie. Noi seguiremo Boscolo Wedding. Già siamo all'interno di Boscolo, quindi continueremo a seguirvi. Grazie Bene, ancora, Piero. Aspettiamo volentieri. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo subito dopo la pubblicità per scoprire sogni che diventano realtà e per muoverci al ritmo di ottima musica. Quando le è stato chiesto da piccola quale fosse il suo sogno da grande, Barbara Pantano ha risposto sicura: voglio diventare una wedding planner.
e così ha creato un atelier che oggi si chiama Come nei sogni, ma che ogni giorno regala la realtà della creazione e dell'ideazione di un matrimonio per tante spose. E allora qui con noi tra pochissimo arriverà proprio lei. Ciao Barbara, benvenuta. Ciao Olivia. Senti, io sono curiosissima di sapere come nasce questa tua passione che poi è diventato un lavoro a tutto tondo. Penso che sia nato con me. Fin da piccolina io andavo a fare la damigella a tutte le mie zie, fino a quando a 10 anni ho aiutato completamente la mia zia nel suo matrimonio a partire dalla scelta degli abiti. Io adoravo andare a visitare i negozi di abiti da sposa. Andavo in giro con la mia mamma a vedere gli abiti, mi facevo comprare box pose e ogni volta sceglievo un abito diverso per me. E poi... Tu sei di Torino? Io sono di Torino, sì. Dove la tradizione del matrimonio, mi dicevi, quando ti sei sposata sì. Tu, comunque... Era un po', io mi sono sposata nel 91 e la tradizione voleva semplicemente il matrimonio in chiesa, poi al ristorante, nel frattempo tra un luogo e l'altro gli sposi andavano a fare le foto. Io avevo cercato di fare già all'epoca un matrimonio un po' diverso perché mi stava un po' stretto e quindi avevo fatto questo matrimonio tutto bianco e rosa con tutti i fiori, tutti gli allestimenti uguali, erano tutte roselline bianche e rosa. Ho fatto anche i vestitini per le damigelle tutte uguali perché volevo le damigelle come vedevo nei film americani. E poi avevo scelto un ristorante dove c'era un bel parco per poter fare le foto, così mentre gli ospiti prendevano l'aperitivo io ero comunque lì con loro a fare le foto nel parco. E questo mi dicevi, sia questo momento che la scelta dei fiori dall'inizio alla fine erano un po' un elemento di rottura rispetto alla tradizione. Era un elemento di rottura perché comunque una volta la sposa sceglieva i fiori della chiesa e il suo bouquet. Tutto il resto veniva scelto, il ristorante si metteva i suoi fiori sul tavolo e l'artista della macchina si addobbava la sua auto. Io devo dire che ho rotto un po' le scatole per poter fare in modo che ci fossero comunque gli stessi fiori. E comunque ho incontrato delle difficoltà e questo mi aveva fatto pensare nel 91, però ci vorrebbe una figura che aiuta un po' le spose in questo. Ma non sapevo ovviamente che non c'era internet, che dall'altra parte dell'oceano stava nascendo il wedding planner. Quindi tu dopo poco hai iniziato con Dopo un po' sono arrivati poi anche in Italia i film, le prime trasmissioni e incuriosita ho detto ma provo a scrivere a qualche wedding planner se magari mi fa fare degli stage. Ovviamente nessuno mi ha risposto ma io non demordo, mi sono iscritta a un corso Groupon giusto per capire com'era questo mondo, mi sono appassionata ancora di più e ho fatto in totale 13 corsi prima di aprire, ho fatto un paio di stage con delle altre wedding planner e poi... No, è nato Come nei sogni. Come nei sogni, che è il nome della tua agenzia? Sì, il nome dei sogni. Come nei sogni. Il nome come nasce? Il nome nasce dal mio desiderio di realizzare il mio sogno e di conseguenza i sogni degli sposi. Infatti dico sempre tutto sarà come nei sogni i vostri, perché secondo me le spose devono vedere realizzato il loro sogno, seguendo il loro budget, seguendo le loro idee, messo sulla carta, perché io ti parlo sempre di stile e mai di moda. La moda shabby, la moda principesca, lascia il tempo che trova, perché deve rappresentare lo stile degli sposi. Ogni coppia è diversa, chiaro. Così come ogni persona. E mi piace quando arrivano gli ospiti e riconoscono negli allestimenti, in tutto quello che c'è, la coppia di sposi particolare. Un'ultima curiosità, qual è secondo te una caratteristica di una buona wedding planner? L'empatia. Devi entrare in sintonia con i tuoi sposi. Io dico sempre ai miei sposi, se non vi piace, se non riusciamo a entrare in sintonia, non potremo mai fare niente di buono. Se entriamo in sintonia, voi vi fidate di me, mi raccontate tutto, allora riusciremo ad avere degli ottimi risultati. E questo è sempre successo, anche con gli operatori del settore, dal fotografo al ristorante, il catering, il fioraio. Secondo me bisogna entrare in empatia, bisogna parlarsi e collaborare insieme. E creare una bella equipe, certo. Assolutamente, è fondamentale. Mi ricordo uno dei primi matrimoni dove c'era un posto molto piccolino per mettere il posto del taglio della torta. Io sono andata dal fotografo e gli ho detto, senti, io lo metterei qua. Ma tu dimmi, la luce, il panorama, le foto ti vengono bene se lo metto qua o preferisci un altro posto? Lui è rimasto molto contento perché nessuno mai gli aveva chiesto un parere. Io penso che ogni professionista che viene scelto all'interno del matrimonio sappia fare il suo lavoro
e di conseguenza sì, anche dobbiamo, l'occhio esterno. Dobbiamo lavorare in sintonia e creare una cosa armonica, ma ognuno deve fare il suo lavoro. Io sono, diciamo, la regista, anche perché nel matrimonio è buona la prima. Grazie, allora buona la prima e in bocca al lupo per il proseguo quindi di tutti i tuoi prossimi appuntamenti e grazie ancora di essere stata con noi. Grazie a te. Grazie Barbara. L'intrattenimento, la musica sono due elementi fondamentali nell'organizzazione del giorno delle nozze. Oggi abbiamo qui con noi il fondatore della primissima agenzia di intrattenimento e spettacolo solo per matrimoni di tutta Italia. Ha sedi in 4 città italiane e si sta estendendo ancora di più. Qui con noi oggi il fondatore Francesco Picciaccia. Ciao Francesco, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Sono molto contenta perché oggi ci racconterai la tua esperienza, visto che sei la prima agenzia in Italia che si occupa proprio dell'organizzazione a 360 gradi della musica nell'ambito del matrimonio. Raccontaci un po' come nasce questa tua esperienza. Intanto ciao, grazie per avermi ospitato nel tuo salotto. Grazie a te. Matrimonio e Musica si occupa esclusivamente di matrimoni, è la prima agenzia di spettacolo per matrimoni, ovvero noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l'intrattenimento musicale e non per il matrimonio. Quindi fin dall'inizio della chiesa fino al termine della serata. Esatto, quello che può essere la chiesa o la cerimonia civile, passando per l'aperitivo, il ricevimento e poi l'intrattenimento che può essere anche un semplice mago o comunque un caricaturista. Ma diciamo così, un menù che oggi proporresti a degli sposi, prima mi accennavi qualcosa della scelta dei vostri artisti che sono sempre qualificatissimi, quindi la qualità è al primissimo posto del motivo del vostro grande successo, visto che siete anche in 4 sedi in Italia, mi dicevi prima. Esatto. Quale sarebbe tipo un menù che proporresti oggi? Il menù che ci piace di più, che naturalmente poi piace anche agli sposi quando lo proponiamo, è per esempio dalla cerimonia religiosa, la chiesa, con un trio arpa, violino e soprano. Potrebbe essere una situazione molto bella e soprattutto molto a livello di scena molto molto interessante. E poi per la cerimonia civile magari un quartetto d'archi, sempre molto elegante e non invasivo, che è la situazione che ci piace di più. E poi mi dicevi anche l'aperitivo, esatto, che sicuramente l'aperitivo per noi italiani è fondamentale e all'interno della festa lo è altrettanto, no? Sì, l'aperitivo oramai è diventato uno dei momenti clou della giornata, perché insomma ci si sta 2 ore all'incirca, ospiti e naturalmente sposi. E tu cosa proporresti? Io propongo, spesso e volentieri proponiamo il quintetto jazz. Chiaramente, quindi insomma un po' più delicato e tranquillo. Sì. Per finire poi con direttamente con la festa, la musica. Sì, prima della festa però c'è il taglio della torta. Altro momento clou. Sì, il taglio della torta che ultimamente uno dei momenti più apprezzati è il coro gospel per il taglio della torta. Coro gospel con il taglio della torta, con la famosa canzone Happy Day, dove comunque c'è questo sfondo magnifico insieme ai cantanti e naturalmente agli sposi che tagliano la torta con il sottofondo di questa canzone. E poi passiamo al momento proprio delle danze, dove comunque ci si diverte, oramai la giornata è quasi finita e le tensioni sono completamente sparite e ci si rilassa e ci si diverte con un bel DJ set contornato con un bel effetto luci. Walter prima, il direttore artistico, appunto tuo socio, colui che sceglie tutti gli artisti, mi diceva che permettete quindi anche agli sposi inizialmente di scegliere quelli che saranno i momenti musicali più adatti a loro già tramite il vostro sito, quindi online, da casa. Questo è molto comodo sicuramente per chi magari non ha tempo di poter appunto iniziare tutto il processo. Assolutamente. Gli sposi, i futuri sposi, hanno la possibilità di poter visitare il nostro sito che è matrimoniemusica.it
di poter visitare sul nostro sito tutto ciò che riguarda proprio l'intrattenimento. Perciò vedranno proprio dei video e ascolteranno, oltre a vedere, ascolteranno anche delle demo audio, e poi soprattutto abbiamo questa idea molto molto carina che è piaciuta moltissimo agli sposi, che è la playlist automatica, ovvero gli sposi con una password entrano all'interno del nostro sito e possono scegliere tutti i vari momenti da che poter musicare. Dedicare. Esatto, da poter musicare dall'ingresso degli sposi fino al ballo degli sposi, anche per il lancio del bouquet, perché no? Ah, certo. Insomma, taglio della torta e via via tutti i vari momenti per la giornata. E poi quindi insieme a voi cucire su misura anche in base alla location, immagino, quello che sarà poi il vero assolutamente, menù musicale assolutamente. Finale. Questo è un primo passo, poi successivamente avviene l'incontro sulla location per il sopralluogo insieme agli sposi per poter poi studiare ad hoc la situazione migliore per gli sposi. Grazie Francesco, allora noi ti seguiremo sicuramente, in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche per il vostro motto. Grazie, ti saluto e ti lascio con il nostro motto, che è matrimonio e musica, non ti resta che dire di sì. Grazie mille, a presto. E con questa bella giornata e questo meraviglioso panorama qui alle mie spalle si conclude anche oggi un'altra puntata di Wedding House. Io vi aspetto come sempre, mandate le vostre mail all'indirizzo che vedete qui in sovraimpressione, e come sempre se volete seguiteci anche sul nostro sito, la nostra pagina Facebook, per tutte le novità di tutti i migliori creativi d'Italia che vi aspettano. A presto!